sesta stagione per quanto riguarda il cineteatro Edoardo De Filippo si riparte, siamo in compagnia del direttore artistico Pierluigi Orio, un cartellone di tutto rispetto con tantissimi attori che abbiamo almeno una volta nella vita visto sul grande schermo. Oggi invece ad Agropoli si potranno conoscere dal vivo sul palcoscenico del cineteatro Edoardo De Filippo. Allora la cultura riparte Pierluigi. E lo fa veramente con tanta voglia. Grazie, sì, la cultura riparte ed era necessario che lo facesse, anche perché almeno per quanto riguarda la cultura teatrale, la proposizione dal vivo nell'ultimo anno e mezzo è stata veramente ridotta al lumicino. E dunque è un settore veramente, viene fuori da un momento difficilissimo, ecco. E dunque noi con rinnovato entusiasmo ovviamente riproponiamo le stagioni teatrali, gli spettacoli e tutto quello che riguarda appunto la proposta spettacolare dal vivo. E ci aspettiamo, speriamo almeno insomma, che il pubblico con lo stesso entusiasmo voglia insomma, tornare a teatro, non solo, ripeto, per vedere uno spettacolo di teatro, ma anche per rivivere una socialità negata, anche per tornare ad avere delle belle consuetudini che purtroppo sono state perse durante un periodo molto lungo e drammatico della nostra vita. Dunque, sì, sono felice. Oggi è domenica, è un giorno di festa, ma è un giorno doppiamente di festa per quanto mi riguarda, perché ripartiamo con una stagione teatrale, non mi sembra vero, e possiamo farlo soprattutto con le capienze al 100%. Sebbene il pubblico debba entrare con il Green Pass, debba mostrare il Green Pass, sebbene debba tenere la mascherina, però ripartiamo. E insomma è un messaggio anche di speranza. Dal 26, da martedì, tutte le persone che vogliono acquistare l'abbonamento possono farlo venendo qui, appunto vedono le piantine, le cose belle che facevamo già prima, ecco. Voglio ricordare che i vecchi abbonati, vecchi non in quanto vecchi, ma in quanto precedenti, abbonati alle stagioni precedenti, hanno la possibilità appunto della famosa prelazione, cioè la precedenza rispetto agli altri nel mantenere il posto. Quindi noi abbiamo congelato tutto in questi 18 mesi e quindi ripartiamo così, uguale, identico a come era prima. Gli stessi abbonati della stagione 19-20 hanno un voucher che abbiamo consegnato loro, che è danaro praticamente, che possono utilizzare per l'acquisto del nuovo abbonamento. Quindi faccio per dire, hanno un voucher da 70 euro, l'abbonamento costa 200 euro, 200 meno 70 pagheranno solo 130 euro. Ecco. Poi c'è la possibilità di acquistare i biglietti per i singoli spettacoli e questo succederà durante la stagione teatrale, innanzitutto prenotando i biglietti e telefonando al numero che è sempre lo stesso, 324-787-9696, e poi acquistare il biglietto durante il giorno dello spettacolo, perché è l'unico giorno durante il quale sarà aperto il botteghino a teatro. In un orario al mattino, credo dalle 10:30 alle 12:30, sì, e poi dalle 17 fino all'inizio dello spettacolo, durante appunto il giorno dello spettacolo. A proposito, per esempio, della stagione teatrale, una cosa squisitamente artistica, avete visto che c'è una prevalenza femminile all'interno del cartellone. Mi fa piacere dirlo perché nella composizione del cartellone quest'anno ho pensato a un disagio femminile del quale ancora si parla oggi, ancora della violenza sulle donne, non solo fisica, anche verbale, anche psicologica. Ecco, con questa prevalenza femminile ho voluto dare maggiore risalto alla donna, al ruolo della donna, nella nostra società, provando nel nostro piccolissimo, diciamo, a combattere usi che sono evidentemente neanche più preistorici, cioè delle cose delle quali non si può proprio più sentire parlare. Ho immaginato tutte le donne che durante questo periodo di lockdown sono state costrette a vivere magari in 50 metri quadrati con i figli e con il proprio carnefice in casa. E mi vengono ancora i brividi a pensarlo. Dunque, ecco, sì, c'è stata un'idea, ecco, pensando a questo nuovo cartellone.